Benvenuti. La puntata di oggi è la settima e penultima del grande ciclo della BBC sulla storia del mondo e racconta la rivoluzione industriale e le sue conseguenze. Sono tante storie diverse, ma il filo conduttore che le lega è uno solo. È la tensione fra chi accetta la modernità con le sue nuove regole, che sono tutte cambiate rispetto al passato, e chi invece rimane aggrappato a quel passato, rifiuta i tempi nuovi e cerca di risuscitare modi di vita che ormai non hanno più nessuna possibilità. La cosa curiosa è che gli Stati Uniti, che sono il paese che ha sposato in pieno la modernità industriale e che ne ha tratto i maggiori vantaggi diventando il paese più potente del mondo, proprio gli Stati Uniti hanno nella loro stessa storia questa contraddizione, che esplode con la guerra civile americana fra il nord industriale e il vecchio sud agricolo e schiavista, aggrappato appunto a un passato che sta tramontando. È interessante vedere come negli ultimi decenni è cambiata la rappresentazione del vecchio sud degli schiavi neri. Se notate, non c'è una sola inquadratura in questo documentario, fra quelle che raffigurano gli schiavi neri al lavoro nei campi, in cui non ci sia almeno un sorvegliante bianco con l'aria sadica che impugna la frusta e la fa schioccare e che ogni volta che uno schiavo nero gli passa a tiro gli mena una botta. Anzi, perché il messaggio sia più chiaro, in certe scene ci sono parecchi sorveglianti bianchi, tutti armati di frusta, tanto che uno si chiede a cosa serviva avere la schiavitù se poi dovevi pagare lo stipendio a così tanti bianchi solo per star lì a non far niente. Poi andate a rivedervi, se volete, Via col vento e ditemi quante fruste vedete. Se ricordo bene, neanche una. Ora, è chiaro che la rappresentazione del vecchio sud in Via col vento era falsa, troppo rosea. Oggi non ci crede più nessuno. Però viene da chiedersi se non ci sia qualcosa di forzato anche nel modo in cui rappresentiamo adesso quel mondo, in cui sembra che appunto tutto si reggesse esclusivamente sulla frusta e sul sadismo dei bianchi. Il fatto è che gli americani hanno tentato fino all'ultimo di sostenere che in fondo la schiavitù da loro non era stata un gran problema. Poi, quando si sono resi conto che era una posizione insostenibile, hanno deciso di stracciarsi le vesti e di affermare che era stato il male assoluto. Magari ogni tanto si potrebbe provare a rappresentare le contraddizioni della nostra condizione umana, appunto, nella loro complessità, invece di dipingere sempre tutto in bianco e nero.